Rosa, autrice del libro Fame di Giustizia, la rivolta delle donne contro la mafia, ovvero la storia di un gruppo di donne palermitane che dopo la strage di Via D'Amelio decidono di digiunare proprio come forma di lotta per dire no alla mafia. Angelo è stata protagonista di quei giorni e ha raccontato appunto quello che è successo, ha raccontato anche le protagoniste di quei giorni. Stasera qua a Castellana per la seconda serata della Festa Democratica abbiamo parlato del libro con lei, con Rita Borsellino, con l'editore Navarra, e adesso chiedo di raccontarci proprio come nasce questo libro e perché per Madonie Live. Dunque, noi dopo la morte, dopo la strage di Via D'Amelio e la morte di Borsellino siamo ritrovate in quel fiume di persone che sono andate alla cattedrale a contestare quello che succedeva e ad aiutare anche i poliziotti a sostenerli in questa loro tremenda situazione, perché erano morti molti dei loro colleghi. E quindi la prima cosa che ci hanno da fare è che cosa fare, che cosa poter fare per dare proprio una risposta forte, perché non volevamo assolutamente cadere sotto l'apatia, sotto la rinuncia a una lotta in quella situazione grave. E così in 3 o 4 ci siamo ritrovate in casa di qualcuno e poi a Ludi, e poi subito dopo abbiamo pensato insieme che un segno forte che non avevamo mai pensato potessimo fare era quello di digiunare. Perché il digiuno? Il digiuno non era nella nostra cultura di donne che avevano fatto il movimento di liberazione e che avevano fatto politica per un cambiamento da anni per la città di Palermo e anche per l'Italia. Però il digiuno è stato un simbolo forte che abbiamo dato alla città di Palermo nel dire: noi donne nutriamo i nostri figli, non vogliamo assolutamente assuefarci a questo nutrimento di morte che la mafia ci propone. Noi vogliamo avere un rapporto chiaro, limpido, preciso con la realtà e non questa opacità, questa confusione, questa violenza, perché la violenza degli uomini riporta le donne in un canto, in un angolo, non le fa vivere alla luce del sole, non le fa vivere con la loro personalità, non le fa vivere con la loro soggettività. E quindi noi abbiamo messo l'accento con questo digiuno sull'assunzione della nostra responsabilità. Noi vogliamo vivere libere e ci assumiamo la responsabilità di questo atto nei confronti dei politici. E siamo andate in piazza per un mese, in piazza Politeama, dove il digiuno non poteva essere fatto più che di 3 giorni. Si poteva scegliere o 1 o 2 o 3, non di più, perché non era un digiuno ricattatorio. Era un digiuno, come ho detto, simbolico, in cui noi chiedevamo la dimissione di tutti i personaggi più importanti che avevano delle mansioni importanti nello Stato, come Parisi, come tanti altri, ed era in aiuto degli 8 sostituti procuratori del pool antimafia di Caponnetto, che avevano aiutato il giudice Borsellino fino a quel tempo fa, ed erano rimasti soli. La città era caduta dopo quel primo slancio drammatico in cui si era cercato di arrivare ovunque, quindi di gridare contro il governo, però c'era stato un riflusso, anche perché era estate. Invece noi siamo venute da tutti i posti da dove eravamo, sparse, ci siamo riunite fino ad arrivare a 200 donne. Lo Stato ci ha mandato i poliziotti, non so se vi ricordate, anzi noi militari, perché erano scesi militari in quel periodo, e per proteggerci, ma in realtà però non abbiamo mai avuto nessuna, anzi i cittadini sono venuti molti, hanno firmato petizioni, hanno firmato bigliettini, e devo dire, ed è molto importante, che abbiamo avuto anche altri digiuni in città italiane, come per esempio a Rovereto, digiuni di solidarietà con il nostro. Quindi eravamo in contatto con molte città italiane che collaboravano con noi e ci aiutavano.
sono con Rita Borsellino, oggi qua in occasione della festa democratica a Castellana Sicula. Rita Borsellino rappresenta il sogno di molti siciliani di averla vista, di averla pensata come presidente della regione siciliana. Ciò non è successo, ma attualmente Rita Borsellino ricopre il ruolo di eurodeputata, sempre a rappresentare la Sicilia in Europa, l'Italia in Europa. E le vorrei chiedere, proprio in questo momento particolare in cui la politica cerca di riscattarsi, in cui i cittadini probabilmente cercano di riprendersi questo ruolo autentico, originario, che è proprio dei cittadini comuni, e riprendersi il ruolo di fare politica per riorganizzare le cose della vita quotidiana, soprattutto in un periodo di estrema crisi. Cosa vuole dire lei questo messaggio alla gente delle Madonie, che in questa occasione si confronta, in questa occasione della festa democratica, ma soprattutto insomma al popolo italiano che cerca di riscattarsi da questo triste momento italiano? Ma io la ringrazio di aver voluto ricordare quel momento, quel periodo molto bello in cui veramente i siciliani hanno sognato, e hanno sognato proprio perché forse è stata quella la fase vera in cui i siciliani si sono riappropriati della politica nel senso più alto della parola, la politica che parte dal basso, la politica della partecipazione attiva, la politica di chi ha voluto nei cantieri scrivere il programma partecipato per la Sicilia, cioè i siciliani scrivevano il proprio programma, quello che avrebbero voluto vedere attuare poi dagli organi politici. E purtroppo questo sogno, diciamo così, si è spezzato, però quel risveglio è rimasto, ha lasciato un segnale importante, ha lasciato un seme, vorrei dire, e oggi di questo seme noi vediamo i germogli, perché dopo una caduta verticale della fiducia nella politica, nel senso tradizionale della parola, senso tradizionale di una brutta tradizione politica, oggi finalmente lo abbiamo visto con il referendum, continuiamo a vederlo in molte manifestazioni, in molte situazioni, i siciliani vogliono rivivere la politica a partire da se stessi. Ecco, il concetto di partecipazione attiva, di contribuire per il miglioramento della polis, questo significa politica, il senso del bene comune, oggi io credo che prevale nella maggioranza dei cittadini. Non ci siamo confrontati in elezioni, quindi non lo sappiamo ancora, non lo possiamo certificare, ma ciò che è accaduto con le firme per il referendum, prima quello dell'acqua, dell'energia, adesso quello per il cambiamento della legge elettorale, credo che lo dimostrino veramente. Allora io vorrei dire, non abbandoniamola questa strada, la strada della partecipazione e della responsabilità personale e collettiva è e deve essere la strada vincente per ritornare a una politica che metta il bene comune al centro della propria attività. Bene, la ringrazio. Grazie. Sono con Ottavio Navarra, editore, editore del libro Fame di Giustizia, Le donne di Palermo contro la mafia, che abbiamo presentato in occasione della festa democratica di Castellana Sicula. La casa editrice di Ottavio Navarra, diciamo che ha scelto proprio di fare memoria su fatti avvenuti a Palermo, in Sicilia, e vorrei infatti chiedere, approfittare in questa occasione della sua presenza nelle Madonie, per farci raccontare qual è l'impegno della casa editrice. Noi ormai esistiamo da 8 anni e il testo racconta questa esperienza delle donne molto impegnate, che si impegnarono subito dopo le stragi con questa esperienza delle donne al digiuno per segnare un'azione di contrasto molto forte alle mafie. Noi raccontiamo questa pagina come una pagina di memoria, perché farne un buon uso oggi per rileggere l'impegno e la storia contro la mafia ci pare molto utile. Affianco a questo si lega un po' al nostro lavoro editoriale, perché noi stiamo molto sviluppando una grande attenzione ai temi di impegno civile e sociale, siamo impegnati adesso su tutto il territorio nazionale, quindi non solo la Sicilia, e a giorni pubblicheremo un libro sulla Camorra molto bello di un giovane che adesso vive a Bologna, ma lavoriamo su vari fronti in modo da segnare attraverso l'uso delle parole una speranza e una possibilità di cambiamento. Questo è un segmento importante della nostra attività editoriale, che si aggiunge al lavoro sulla saggistica, sulla narrativa, sulla ricerca di nuovi talenti letterari, che contraddistingue ormai da 8 anni il lavoro della Navarra Editora. Grazie, grazie Fabio.